Salve ragazzi, sono Jagon e bentornati in Rayman M Multiplayer, nonché ultima parte del giocatore singolo, ma non del Let's Play. In quest'ultima parte del giocatore singolo faremo l'ultima modalità, ovvero la modalità survival della pista stress da velocità. Allora, la modalità survival consiste nel fare un giro di corsa senza che vi raggiunga un muro. In realtà voi dovrete fare una corsa all'indietro e diciamo che dovrete fare a gara contro il muro, e appena voi verrete sorpassati dal muro avrete completamente perso. Cioè, come se stesse per fare a gara, tipo una modalità a gara più o meno. Ah, e una cosa da dirvi, qui vedete anche dall'immagine che è all'indietro. Comunque dovrete memorizzare molto bene il percorso, così per avere meno probabilità di essere raggiunti dal muro. Cominciamo. E questa modalità non la ritengo odiosa, perché poi se vi allenate e vi allenate in continuazione non diventa neanche così difficile. Ecco, vedete, stiamo al contrario. In realtà, guardate il tempo che c'è lì sopra. In realtà più lontano sarete dal muro, più tempo ci sarà a disposizione. Cioè, in realtà quello non è proprio un tempo, sarebbero i metri di distanza dal muro. Ecco qui ragazzi, questo è il punto più difficile a mio parere, perché ci sono questi trampolini che vi bloccano e vi fanno avvicinare il muro. Anche questo punto è difficile perché dovrete evitare queste aree rosse della pista perché vi rallentano, quindi è tipo acqua più o meno. Invece questo non è per niente difficile. In realtà per questo si chiama stress da velocità, perché ci sono continue velocità supersoniche come queste, vedete? Qui però una cosa brutta è che dobbiamo premere in continuazione triangolo. Infatti già mi fa male il dito nonostante abbia appena iniziato. Quindi vabbè, il percorso è uguale, cioè ora si ripete un'altra volta il percorso, però non vi preoccupate che non è che poi ci sarà il traguardo, non pensiate che sia infinito questo percorso. Oh, siamo sorpassati 300 metri di distanza dal muro, che questo viene definito difficile per voi, ma non lo è. Oh! Ecco, vedete che vi bloccano quei trampolini, eh? Ah, avete visto? Che facilità? Sono passati solamente 3 minuti. Aspettiamo che arrivi il muro. Beh, intanto lui ha continuato la sua corsa. Gioco finito ragazzi, questa era l'ultima modalità, però il Let's Play non termina qui. Vi ho già detto, ve lo ripeto e ve lo ripeto ancora, che c'è anche una modalità multigiocatore. Questa infatti sarà la penultima parte di tutto il Let's Play, ultima parte di giocatore singolo e penultima parte del Let's Play, forse penultima parte, non lo so, eh. Ben fatto, hai completato tutto il gioco e poi anche segnare un record sul giro. Comunque, dopo aver completato la modalità survival, dopo che avrete salvato i dati, cambiare musica e crediti. Infatti dopo questa modalità partono immediatamente i crediti. Perdi tempo veramente, perché quando dovrà passare un altro credito dovrà per forza succedere questa transizione. A ogni credito una transizione, veramente. Ora, con tutte queste transizioni vorrei capire quanto tempo perderò. Ah, comunque sentite la musichetta, questa è la musichetta estiva. Io la definisco estiva perché appunto la musichetta che si sente nei livelli di spiaggia.
Beh, non è proprio quella vera, ma diciamo che è un po' remixata. Cioè, perché questa è proprio la canzone intera, la musichetta intera, ma invece nei livelli non si sentiva intera, si sentiva divisa in parti. Ah, e dopo i crediti partirà l'epilogo. Infatti all'inizio c'è l'intro. È ovvio che alla fine del gioco dovrà pure esserci un antro, diciamo. Un epilogo, quindi. Questa volta la faccio sentire tutta la musichetta, perché sembra che con le mie parole non me l'ha fatta sentire. Quindi ve la faccio sentire, io starò zitto per un po'. Sto raffreddato, mi stavo succedendo il naso. Che ne pensate? Carina? Forse manco per niente. Ma almeno dover mettere come musichetta di sottofondo dei crediti il tema di Rayman nel cambiare d'estremo. O se no il tema di Rayman che si sentiva nelle piste del campionato bonus. Vabbè, penso non manchi tanto, eh. Ok, l'ultimo credo dovrebbe esserci, penso, i ringraziamenti speciali a noi. Quindi grazie per aver giocato, ci sarà scritto sicuro. Ed ecco che inizia l'epilogo. Ok, finalmente si vede anche di lì in un filmato del gioco. Ecco una piccola ripresentazione dei personaggi. Non di tutti, si sono ripresentati solamente Henchman 800, Globox e Rayman. Ecco che nel filmato vengono mostrati tutti i personaggi oltre al protagonista. Ma tra i personaggi sbloccabili viene mostrata soltanto di lì. Rayman M, multiplayer. Gioco terminato. Ed ecco che ci ritroveremo nella schermata del titolo. Esattamente. Bene. E così, con una modalità, siamo a posto. Raga, già mi sto dispiacendo, nonostante manchi ancora una parte, già mi sto dispiacendo che questo let's play terminerà. Manca pochissimo veramente, solo una parte. Vabbè ragazzi, che posso farci. Comunque, io vi saluto. Meno male che non è uscita lunga questa parte, la scorsa è uscita quasi 25 minuti. Quindi al prossimo video con la modalità multigiocatore.